Il canto è a pagina 146. Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi, celebrando la nascita della Vergine Maria, inizia il cammino che ci porta alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Siamo chiamati allora a morire il peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Chiesa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Servi il dono della grazia celeste, e poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita accresca in noi la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore di Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio. Gioisco pienamente nel Signore. Gioisco pienamente nel Signore. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi. Gioisco pienamente nel Signore. Io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò al Signore che mi ha beneficato. Gioisco pienamente. Il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, 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 alleluia.
sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tama. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Naasson. Naasson generò Salmon. Salmon generò Booz da Raca. Booz generò Obed da Rut. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Giosafat. Giosafat generò Joram. Joram generò Ozia. Ozia generò Joatam. Joatam generò Acaz. Acaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos. Amos generò Giosia. Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud. Abiud generò Eliakim. Eliakim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Akim. Akim generò Eliud. Eliud generò Eleazar. Eleazar generò Matan. Matan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il tuo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore. Oggi, 8 settembre, celebriamo la Natività di Maria, giusto 9 mesi dopo il suo concepimento immacolato, che celebriamo l'8 dicembre. Così come il 25 marzo, nell'Annunciazione a Maria, celebriamo il concepimento di Gesù e 9 mesi dopo, il 25 dicembre, la sua Natività. La liturgia, dunque, ci ripresenta nel mistero gli interventi straordinari di Dio all'interno della storia e dei ritmi biologici della vita che Lui ha creato.
che Dio ha messo nella creazione, inserendosi dunque nelle vicende umane con un sapientissimo disegno di amore, predisposto perché tutto concorra al bene dei suoi figli, di coloro che amano Dio, i piccoli, gli umili. Un disegno che non accade all'improvviso, ma preparato dall'eternità. Come scrive San Paolo, quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. E questo è particolarmente vero per la nascita della Vergine Santa, figlia e madre del Verbo di Dio e anche madre nostra. Nel Vangelo di oggi troviamo un elenco di generazioni che si sono susseguite, dove in mezzo ad esse ci sono stati anche dei peccatori, e tuttavia queste generazioni sono state condotte da Dio verso la nascita di Maria e di Gesù. La parte umana c'è stata, Dio l'ha resa necessaria, ma da sola non avrebbe potuto fare tutto questo. Perciò alla fine il disegno di Dio si è compiuto con mezzi straordinari e imprevedibili. Notiamo come quella lunga serie di nascite avvennero tutte con lo stesso verbo. Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria. E qui bisogna fare attenzione, dalla quale fu generato Gesù, chiamato Cristo. Notate come questo verbo è usato in forma passiva solo per Maria, per esprimere l'azione esclusiva di Dio, come viene detto anche poco dopo quando leggiamo quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Quindi certamente gli uomini da soli, con tutta la loro intelligenza e nemmeno con le nostre manipolazioni genetiche, non saremmo stati capaci di creare una persona simile a Maria, la tutta pura, perfettamente adatta ad accogliere una vita generata da Dio. Lei stessa, Maria, e anche Giuseppe, consapevoli della loro piccolezza, rimangono stupiti di fronte a un disegno così straordinario, che avviene per opera appunto dello Spirito Santo. Ma con semplicità di cuore e vera umiltà, prontamente obbediscono alla parola di Dio. Oggi allora, di fronte alla nascita di Maria, che possiamo immaginare appena nata, di fronte a questa stupenda bambina, diciamo a Dio la nostra riconoscenza, la nostra gioia, perché come Egli l'ha amata, così l'ha pensata in vista della nostra salvezza, perché ci ama il Signore. Oggi il Creatore dell'universo ha costruito il suo Tempio. Oggi, per un progetto stupendo, l'anima umana che si affida a Dio diventa essa pura dimora del Creatore. Così, guardando a Maria e Giuseppe, apprendiamo la nostra vocazione, quell'atteggiamento di fedeltà alla sua parola, di docilità, di coraggio e umiltà, che rende la nostra vita strumento della grazia di Dio. Di fronte a chi vuole dividere gli uomini e etichettarli discriminando con odio, il Signore ci presenta il volto di questa bambina, che diventa la nostra avvocata, che ci raccoglie, che ci difende, colei che costantemente prega per noi e con l'esempio e la sua premurosa esortazione ci indica la luce che porta alla vita. Affidiamoci a lei e saremo salvi.